arriva questa meritata vittoria di questa stagione, non c'è riuscita la Stella a tagliare il traguardo. Prima vittoriosa nel campionato, c'è riuscita nella Coppa Provincia, una grande possibilità di poter partecipare il prossimo anno nel campionato di Serie C2. Mister Covelli, a questo punto una squadra costruita proprio per raggiungere qualche cosa di serio. Intanto buonasera a tutti. Per quanto riguarda la costruzione della squadra, abbiamo lavorato molto e abbiamo cercato di fare piccoli passetti, piccoli traguardi, ma con sostanza. E sinceramente non ce l'aspettavamo neanche noi di arrivare a un traguardo così importante. E ad agosto eravamo veramente io, Cristian Pardo, il capitano, e Luca Capuccio con il presidente a parlare di fare un campionato così, per affrontare, per impegnarci e per qualche piccola riscossa, che tu ti ricordi all'intervista scorsa mi avevi citato. Mister, qualche cosa che ha veramente funzionato in questa parte finale della stagione, ma che però poteva funzionare meglio nel corso della stagione regolare? Abbiamo un grande gruppo, è una famiglia, non è più una squadra di calcio, ma in primis è una famiglia. Questo penso che sia stato un gran vantaggio. Non nascondo che abbiamo dei giocatori importanti come il nostro capitano Cristian Pardo, Uccellini stesso, Mattarelli, giocatori di spessore, e quindi abbiamo cercato di lavorare proprio intorno a questo gruppo, a questi piccoli obiettivi che avevamo in casa. Uccellini, chiamato in causa nella partita più importante della stagione, già la settimana scorsa eri riuscito poi proprio nel secondo tempo a portare in vantaggio lo Stella. Quest'oggi hai fatto tanto lavoro, tanto sacrificio, ti sei sacrificato proprio per i tuoi compagni e poi si è visto comunque il buon lavoro di una stagione intera. Sì, guarda, è stata una partita memorabile, l'abbiamo sognata tutta la settimana questa partita, abbiamo fatto tanti sacrifici e per me questa è una seconda famiglia, guardi, e non so più che dire perché sto a mille, sto emozionato, però ti posso solo dire che ci abbiamo messo il cuore, è questo che ci ha portato alla vittoria alla fine. Bene, lasciamo intanto Uccellini all'abbraccio dei compagni, attendiamo anche l'arrivo del capitano Cristian Pardo, ma intanto vicino a noi ci ha anche raggiunto il presidente. Allora, presidente Viglianti, anni fa si era costruito qualche cosa, poi si è perso, poi si è ripreso, adesso con molta dedizione, molto lentamente, si comincia a ripercorrere un cammino forse roseo, rosa, nero, roseo, un gioco di parole. Rosa, nero. Intanto tutto grazie a tutti e buonasera. E, diciamo che noi già da 4 anni fa che abbiamo fatto la prima esperienza, che come gruppo di lavoro e di persone, abbiamo provato a fare questa esperienza. Quest'anno ci siamo messi veramente seduti intorno a un tavolino all'inizio dell'estate dicendo siamo in 4, vediamo quello che riusciamo a tirare fuori, e abbiamo fatto questo bellissimo gruppo fatto di uomini più che di giocatori, e che tutte le sere si vanno a allenare. Abbiamo portato avanti il discorso del campo sportivo, che ce l'abbiamo di proprietà, il Don Luca, quindi invito tutti a frequentarlo perché è un bellissimo campo e c'è una bella atmosfera, con tanta serenità e tranquillità, e quindi questo è il coronamento di questi anni di sacrifici e di emozioni forti che abbiamo avuto anche quest'anno. Grazie. Allora, andiamo invece un po' sul lato tecnico. Cristian Pardo, seconda finale qualche anno fa, ti è andata un po' di traverso, come utilizziamo dire noi, quest'oggi soprattutto sei riuscito a mantenere il lato emotivo un po' a freno, quello che la settimana scorsa un po' non ti ha giovato, forse anche il lavoro fatto in settimana dal tecnico che ci ha lavorato tanto sotto questo aspetto. Comunque oggi ti abbiamo visto molto più con calma e gestire soprattutto il possesso palla in maniera diversa. Ma sicuramente gli errori fanno parte di questo sport, capita, e non è questo che ci fa battere. Sicuramente questa vittoria è stata voluta dal primo giorno, perché abbiamo lavorato duro insieme al mister e a Luca e al presidente per allestire una formazione dignitosa, e devo dire che la vittoria più grande è stata costruire un gruppo unito e compatto fino alla fine, che ci ha fatto sopperire a tante mancanze durante la stagione, perché sono venuti a mancare tanti giocatori che potevano essere importanti per noi.
però il gruppo appunto ha sopperito a queste mancanze e ci ha portato ad alzare questa coppa che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Io ero sicuro che la squadra avrebbe ottenuto questo grande risultato. Bene, intanto arriva anche il trofeo che ci vogliono far vedere un po' più da vicino, lo tiene stretto il capitano, mister Covelli, un'ultima battuta, poi giustamente i festeggiamenti devono proseguire in casa Stella, da questo punto si riparte per iniziare una nuova stagione, pur non sapendo cosa si andrà a disputare a questo tempo, adesso parte l'attesa più grande forse di tutto un anno. Sì, sinceramente questa è veramente un'attesa lunghissima per noi. Abbiamo fatto tutte le tappe che potevamo fare nel miglior modo. Ora sicuramente abbiamo bisogno di un po' di riposo. È stato un campionato, che se ne dica, veramente impegnativo, intenso. Abbiamo fatto 32 gare, una squadra che ha raggiunto obiettivi come la miglior difesa, 63 soli gol incassati, 120 gol in attivo fatti, imbattibilità in casa. Ci siamo levati tantissime soddisfazioni, siamo veramente contenti. Quindi adesso ci resta di riposare un pochettino, andare un po' in ferie, stare con le famiglie, stare con i compagni attorno a una cena, a un tavolo per stare tutti insieme. Dopo questa libertà sicuramente ci incontreremo col capitano, col presidente, col DS Luca Capuccio, con tutto lo staff e cercheremo di migliorarci un pochino. Non vogliamo arrivare a livelli altissimi, ma sicuramente ci miglioreremo e questo è il nostro obiettivo. Umiltà, perché siamo una grande famiglia, dobbiamo andare a scegliere giocatori che possono far bene nella nostra squadra. Non abbiamo bisogno di big in squadra, abbiamo bisogno di piccoli giocatori che si ambientano al nostro sistema, perché è veramente una gran bella famiglia. E ringrazio veramente tutti, dai giocatori allo staff, al presidente, a Davide Peverati, che è una persona squisita, non è mai mancato, è un primo allenatore, non è un secondo allenatore, oltre che un fratello, un padre di tutti, perché dove c'erano delle piccole incomprensioni è normale, un anno insieme qualcosa si crea, è brutto nascondere, no? Sarebbe da idioti nascondere che non ci sono incomprensioni, e lui è stato sempre lì pronto a tamponare, a cercare di mantenere questo elastico funzionante. Sono veramente contento. Noi abbiamo avuto un po' di sfortuna per il campionato, abbiamo trovato una Virtus Latina Scalo che è stata una macina sassi, veramente non ha mai sbagliato. Noi abbiamo peccato su qualche partita importante dove sicuramente ci sono venuti a mancare qualche giocatore importante per vari motivi, però non rimpiangiamo niente, ci siamo proposti degli obiettivi e diciamo che l'abbiamo raggiunti tutti. Quindi vi ringrazio a tutti, buonasera, e grazie ancora a Cristian Pardo, che non è solo un capitano ma è veramente una persona umile, efficace fuori e dentro al campo. Grazie Cristian. Allora, presidente Vaccaro, c'è il sorriso, ma è un sorriso piuttosto ironico. Questo Atletico Sperlonga fino alla fine ci ha creato, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, è mancato veramente un po' di fortuna, gli infortuni, squalifiche, purtroppo non è stato aiutato lo Sperlonga sotto questo aspetto. Sì, infatti, buonasera a tutti. Infatti stasera sono mancati proprio quegli elementi fondamentali che sono parte dell'Atletico Sperlonga. E l'unico mio rammarico, complimenti comunque allo Stella, però l'unico mio rammarico, ecco, è giocare senza Mino Sennica, che è un grande centrale dove abbiamo puntato tanto sia dell'inizio campionato, e non giocare alla finale. Si è sentito. Ai ragazzi non posso rincriminare assolutamente niente, sono molto molto orgoglioso di loro, sono stati perfetti, incisivi al punto giusto, poi purtroppo si è fatto male anche Saccoccio, un altro punto di riferimento della squadra, e quindi siamo calati, quello è stato il discorso. Presidente, adesso il meritato riposo è doveroso, è inutile, vuoi o non vuoi, bisogna per forza di cose prenderlo, anche perché è stato un campionato veramente assenuante, 32 partite, 30 nella stagione regolare, 2 per quanto riguarda la fase della Coppa Provincia di Latina.
Nonostante tutto però voi riuscite anche ad avere il tempo già per organizzare la prossima stagione. Non vi chiediamo novità perché è veramente presto, sappiamo di non avere delle risposte in tal senso, ma sicuramente state lavorando per un grande progetto con l'Atletico Sperlonga. Sì, sì, sicuramente io con la società già ci stiamo muovendo, già stiamo progettando nuovi acquisti per l'anno prossimo per rafforzare la squadra, anche per un futuro o probabile ripescaggio, poi vedremo. Non è detto che poi tra l'altro nel corso dell'estate possa arrivare anche questa novità, non sappiamo, sappiamo soltanto che c'è un grande movimento di squadre verso l'alto, quindi potrebbe addirittura portarvi nel campionato regionale. Sì, 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 ma infatti noi siamo ottimisti per essere ripescati, ma nel caso dovremmo giocare un altro campionato di Serie D non ci sarebbero drammi. Assolutamente proprio, anche perché stiamo comunque programmando la squadra per far bene e far meglio, perché l'anno prossimo se rimaniamo in Serie D vogliamo vincere assolutamente il campionato come primi in classifica. E comunque se si va in Serie C2 sicuramente ben figurare. Grazie al presidente Giorgio Vaccaro e più complimenti da parte di tutta la redazione di Mondo Futsal. Finisce quindi la stagione 2015-2016, dalla Pala Pontinia è tutto. Lo Stella si aggiudica la Coppa Provincia Città di Latina.